Cari amici di LumaFush Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato all'applicazione per iOS per il montaggio video in mobilità. In questo video vi faccio vedere come creare un loop su un vostro filmato, cioè cosa voglio dire? Quando avete montato un filmato, ogni tanto, o non sempre, serve una musica che finisca, una musica che finisca, insieme al filmato, e questo è molto difficile perché trovare una musica che sia una colonna sonora, diciamo lunga, come tutto il filmato, alle volte è un po' difficoltoso. Allora cosa facciamo? Tagliamo delle parti e cerchiamo di adattarla come meglio possiamo. Quindi in questo filmato vi faccio vedere sul mio montaggio, sul mio clip che ho fatto cuoco per caso, quindi vi invito a vedere queste piccole clip, queste cose simpatiche che faccio. Ho voluto adattare una musica per tutta la lunghezza del mio filmato. Ovviamente un brano preso da YouTube, se no non potete monetizzarlo. Vi ricordo che questa è una cosa molto molto triste e non tanto piacevole. Acquistare musica in giro, Storyblocks o qualsiasi altro sito, non vi dà poi l'autorizzazione di pubblicare la musica all'interno dei vostri filmati su YouTube, almeno che non abbiate una licenza e potrete dimostrare di averla. Non sempre funziona la libreria di YouTube, però diciamo al 99,99% le musiche sono libere e si possono utilizzare. Quindi, bando a tutte le chiacchiere, adesso andiamo a vedere come ho fatto a creare questo loop, diciamo questa musica, allungare questa musica per tutto il filmato e poi ci rivediamo alla fine. Ok ragazzi, cerchiamo di creare un loop, cioè allungare il nostro brano musicale per tutta la durata della nostra canzone. Innanzitutto dobbiamo andare a staccare all'inizio, ok? Il loop deve iniziare da una battuta giusta e finire una battuta giusta. Non sarà facile, ma ci proveremo. Innanzitutto vi consiglio di utilizzare le cuffie e se l'avete una tastiera per inserire i mark che io ho già messo, ma vado prontamente a cancellare, perché così vi faccio vedere l'utilità anche dei mark. Allora, andiamo all'inizio della canzone, dobbiamo ascoltare ovviamente il nostro brano perché essere consapevoli di quello che andiamo a tagliare. Io l'ho già sentita, vi faccio sentire l'inizio. Ecco, lo voglio tagliare io, ok? Taglio lì. Ok, faccio un mark, torno indietro con la tastiera o con i tasti, faccio una bella taglio e sono a posto per adesso. Ora vado alla fine e devo ovviamente andare a cancellare anche la fine, tagliare anche la fine. La fine l'ho già adocchiata, è questa. Ok, dun 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 dun. Ok. Dovrebbe essere questa. Tagliamo, poi dovremo addrizzare il tiro, ovviamente. Faccio così, cancello e vado a duplicare questa traccia appena tagliata. Faccio, ovviamente posso utilizzare i comandi qua sotto, oppure faccio semplicemente Command C e Command V. E adesso vado a vedere se il mio loop mi soddisfa già. Ok, andiamo a sentire. Ok, potrebbe essere già soddisfacente, però, se io vado adesso a inserirgli un bel fedino, faccio così, sentiamo un po', non ho inserito un tubazzo, fade, allora. Perfetto, ok, adesso cosa faccio? Copio questo, ok, vado, copio, vado alla fine, faccio incollo, inserisco un altro fade. Qua a questo punto faccio così e posso andare a copiare tutte e due facendo la multiselezione. Vedete che se io prendo quello, lui in teoria mi dovrebbe vedere anche il fade. Ok, perfetto. Quindi, anzi, me ne ha prese anche due. Quindi, benissimo, benissimo. Faccio un bel Command C di nuovo. Vado alla fine, vediamo se mi ha inserito anche i fade. Allora, non mi ha inserito i fade, questa carogna. I fade non me li ha copiati, comunque devo metterceli. Questo c'è, questo ce lo vado a ficcare subito, faccio così. Una volta inserite tutte le tracce, dobbiamo fare il finale, cioè chiudere la nostra musica, ok? Io avevo
già individuato una chiusura, però delle volte non funziona, sempre bisogna andare un po' a tentativi. Quindi vediamo un pochettino se questa chiusura funziona. Scusate, ma dobbiamo allungarla perché la chiusura è qui. Allora, io avevo individuato questa chiusura qua, la taglio ovviamente qui, taglierò così, tolgo questo pezzettino qua dietro, vado a mettere questo pezzettino che ho fatto alla finale, ok, della mia canzone, scusate, del mio video, faccio così, lo devo mettere bene, bene, che finisca, poi posso allungarlo anche ovviamente, come voglio. Qua faccio così, vado a ricopiarmi questo. E vado a provare subito se in effetti funziona senza fare nessun aggiustamento, cioè vado a tagliare questo qua e vedo se funziona. Allora, allora andiamo un po' avanti e facciamo così, vediamo un pochino. Allora. Allora, ancora un po'. C'è il fischietto. Allora, possiamo aiutarci ovviamente a vedere il passo se lo riusciamo a individuare con... Il pa dovrebbe essere questo, a casa mia, giusto? Dovrebbe essere questo. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a sentire, non vedere. Allora, vediamo un po', metterci anche un fade qua, vediamo che succede. Allora, va bene, ragazzi, va bene. No, va bene. È qua. È qua. Allora, papà non è qua due volte. Ecco qua, eccolo qua, abbiamo individuato il finale, molto probabilmente abbiamo individuato il finale. La musica si accorcia ancora di più, però noi possiamo vedere di congiungere la musica che abbiamo tagliato e sentire se in effetti... Allora, dove c'è una battuta di una batteria, un urlante, una cassa, possiamo utilizzare quello. Allora, sentiamo un po'. Sibidi pavada. Allora, non ci siamo ancora. Leviamo il fade da mezzo. Andiamo qui, allunghiamo questa e sentiamo un po' questa. Allora. Allora, aspettate un attimo, che qui c'è il riff di chitarra che è stato brutalmente tagliato. Ok, sentiamo un po'. Ok, vediamo un po'. Sentiamo, non vediamo. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo trovato la quadra. Molto difficile fare un loop con LumaFusion. Ovviamente, la prossima volta vedremo come crearlo con GarageBand. Perfetto. A questo punto, siamo andati un po' fuori limite, ma allunghiamo questo. Ricordatevi di mettere sempre la musica finisca prima e un po' di video in più. Non è un video, è ovviamente una foto, però possiamo ovviamente allungare il video, cioè dobbiamo poi alla fine dei conti ragionare su un video che ceda un pochettino, ok? Quindi andiamo un po' a sentire, andiamo un po' a sentire il primo loop se va bene. Vabbè, questo andava bene perché non l'ho lasciato così. Ok, andiamo a sentire questo qui.
Ok, allora io posso metterci il mio audio sopra e sentire se questo ambaradini. Questo qua perché bisogna mettere il mestolo per non sporcare la cucina appena pulita. Ecco qua, il portamestolo. E questo invece. Perfetto, ragazzi, non vi ho fatto vedere una cosa, forse ve l'ho fatta vedere, ma non mi ricordo. Per settare ovviamente la vostra transizione, lo dovete fare nelle impostazioni, transizioni, l'ho messa a 20, ok? Quindi abbiamo finito il nostro lavoro. Bene, cari amici, avete visto come creare, soprattutto come allungare un brano su una vostra clip, su un vostro montaggio. Semplice e difficile, però potete un pochino sperimentando, potete sicuramente arrivare alla quadra, trovare ovviamente il giusto equilibrio fra tutti questi tagli che abbiamo fatto. I capelli sono lunghi, lo so, mi vedo all'interno del monitor di Filmic Pro, però bisogna andare dal barbiere sicuramente. Bene ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi annuncio che fino al 31 gennaio è ancora valida l'offerta 90 euro per il corso base di montaggio video su LumaFusion e il regalo per tutti quelli che non hanno ancora l'applicazione ovviamente in regalo. Vi ringrazio, vi rimando al prossimo video. Un abbraccio da Gennaro, ancora un buon inizio d'anno a tutti. Ciao ciao!